Buongiorno carissimi libertini, eccoci qui a parlare di plug anale, un accessorio molto utilizzato dalle scambiste. Cosa vedremo in particolare in questo video? Che cos'è? Come sceglierlo? E perché è un oggetto molto interessante e utile per le scambiste? Mi presento, sono Mia, fondatrice di Liberty & Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi per scambisti e promuovere informazione sullo scambismo. Fallo, plug, cuneo anale sono tutti sinonimi che indicano lo stesso oggetto, un oggetto studiato appositamente per la penetrazione anale per essere inserito, collocato nel retto in tutta sicurezza. Quando viene utilizzato dalle scambiste? Prima di svelarvelo, vediamo se indovinate. Nel frattempo vi chiedo di iscrivervi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un like al video se vi è piaciuto, non dimenticatevi di seguirci su Instagram e Patreon, il nostro canale privato, trovate il link in descrizione. Una delle situazioni in cui può essere utilizzato il plug è nel pre-serata, quindi che ne so, si organizza la cena e poi il dopo cena appunto prevede un party, un club, eccetera, e durante nel corso di questa cena si tiene inserito nel retto. Perché? Perché crea tutta una questione di eccitazione che poi si può dar libero sfogo, diciamo, aprite le gabbie nella post serata. Un'altra situazione è lasciarlo inserito nel retto nel tragitto da casa vostra alla destinazione della serata. Ci sono mille situazioni in cui si può usare, diciamo che gli scambisti lo usano spesso anche così, ma anche, che ne so, la moglie al supermercato e ha inserito il plug. Questo non bisogna essere scambisti per fare questa cosa, questi giochini, ma appunto è uno dei tanti giochi che si possono fare di coppia. Sempre parlando di coppie, vi suggerisco un sito di incontri che è il numero uno in Italia, è www.annunci69.it, un sito fatto veramente bene, funzionale, in cui vi iscrivete, compilate il vostro profilo con tutta la vostra descrizione, cosa vorreste, cosa non vorreste, come siete fatti, ci mettete due belle foto profilo, io suggerisco sempre senza viso, e la città da cui venite, e tutti questi dati serviranno poi per la ricerca con i filtri, perché altre persone, altre coppie in cerca di nuove esperienze come voi potranno trovarvi comodamente e voi a vostra volta potete cercare delle coppie attraverso i filtri di ricerca. Non solo attraverso i filtri, in realtà c'è anche una sezione radar, quindi attivando la geolocalizzazione potete trovare coppie che sono nella vostra zona vicino a voi. Annunci 69 ha una cosa che secondo me è super funzionale e utile, ed è la parte degli annunci. Quindi, che ne so, è venerdì sera e volete uscire ma non avete organizzato niente, andate lì, leggete gli annunci che hanno messo e vi assicuro che ce n'è sempre a centinaia, e trovate quello che più vi aggrada, contattate la coppia e bla bla bla. E viceversa, volete mettere voi un annuncio, è proprio veramente, scorrono uno dietro l'altro, ve li leggete tutti. Potete caricare anche il vostro, aspettate che qualcuno vi contatti e state pur certi chi vi contatterà, sicuramente qualcuno, e niente, quindi è molto funzionale da questo punto di vista, perché vi organizzate e serate anche all'ultimo. C'è anche una sezione in cui si possono cercare i club, racchiude appunto tutti i club, le spa naturiste e quant'altro. E niente, non mi resta che augurarvi veramente buona fortuna, buona ricerca su www.annunci69.it. Dicevamo che l'idea di avere il plug inserito, o che la vostra compagna abbia il plug inserito in quel preciso momento, magari appunto in un pre-serata, è a livello psicologico è molto eccitante e vi prepara, scalda diciamo l'atmosfera per quello che verrà dopo. C'è anche una questione in realtà fisica, non solo psicologica, perché alcuni plug specifici preparano, sono concepiti per quello, per preparare l'ano per poi far avere una penetrazione con qualcosa di più grosso o con un pene reale. Una cosa che accade molto carina tra lei quando si esce magari appunto a cena, aperitivo, parliamo sempre di pre-serata,
con un'altra coppia, magari che non si conosce benissimo, c'è questo gioco tra le lei anche, magari tutte e due le ragazze vanno in bagno, si infilano il plug e crea complicità tra loro due e chiaramente il livello di eccitazione di tutta la compagnia, diciamo, si alza notevolmente. Come sceglierlo? Ci sono svariati modelli e si differenziano tra forma, dimensione e materiale. Ci sono tre grandi famiglie che sono quelli di cristallo, silicone e acciaio o alluminio. Scegliete quello che vi è più consono a voi, ma soprattutto anche per l'utilità che ne volete fare. Ad esempio, se il vostro obiettivo è quello di cominciare a preparare l'ano a un'esperienza di penetrazione anale magari mai fatta in vita vostra, ci sono proprio quelli set di diverse dimensioni, partire chiaramente da quello più piccolo per andare poi a crescere. Dato che ognuno ha le sue caratteristiche, la cosa migliore è capire bene cosa si vuole, informarsi anche su Google, ma perché no andare in un sexy shop e farvi consigliare da chi ve lo sta vendendo. Un consiglio così che vi posso dare è: la prima cosa su cui dovete fare attenzione sono le dimensioni. In qualunque caso non esagerate, specialmente se sono le prime esperienze, vi dico non esagerate, state schisci, ok? Anche se magari la tentazione di strafare è tanta. Una raccomandazione così che vi posso fare, sicuramente che vi farebbe chiunque, è quella di utilizzare tantissimo lubrificante, ci sono quelli appositi per l'ano. Perché il plug anale dunque è un'ottima idea per gli scambisti? Prima di tutto perché è un ottimo preludio per quello che sarà poi, potrebbe essere poi, la penetrazione anale. È un ottimo gioco di coppia, questo vale per scambisti e non, ma gli scambisti, dato che sono teoricamente molto propensi ai giochi e alla sperimentazione, perché no, il plug anale rientra perfettamente in quello che è il gioco, che è un gioco sessuale di coppia che crea complicità. Qual è il mio plug anale preferito? È l'anal tail, che sono quelli con la coda attaccata, perché trovo che abbia un effetto estetico, puramente estetico, è molto sexy e mi piacciono quelli con i colori neutri, naturali, ecco. Vi lascio con una domandina: vi eccita oppure no l'idea che la vostra compagna durante magari una cena, ma anche in casa, indossi un plug anale? Lasciate la risposta qui sotto, iscrivetevi al canale cliccando il tasto iscriviti, attivate la campanella delle notifiche e non dimenticatevi di seguirci sia su Instagram che su Patreon, il nostro canale privato senza censura. Trovate il link qui sotto in descrizione. Un bacione dalla vostra regina libertina, Mia. Mua!